Sul povero Maddalena, avete sentito con che profondità è entrato nei meccanismi culturali, internazionali, proprio di prospettiva, cioè, giusto commento all'enciclica. Ed ora serve un altro presidente emerito della Corte Costituzionale, il professor Riccardo Chieppa, che ci parlerà della responsabilità di fronte al danno reversibile ed irreversibile per la salute e la vita. La responsabilità di fronte ai danni che non si possono andare. Non mi preoccupate perché il convegno è dedicato anche alla salute e quindi non voglio approfittare a danno della nostra salute, quindi prego il conduttore dopo 10 minuti di tornare la parola. Ora, qual è la convinzione che mi sono fatto nei lavori di stamattina e di oggi? Che l'efficacia delle attuali leggi rispetto alla tutela di quelli che i beni di cui stiamo parlando, ambiente e salute, è praticamente su uno stato di quasi inefficienza. Perché mi è sembrato il bollettino di leggere quelle che sono le istruzioni dei farmaci, che quanto approvate dal Ministero, che le aziende per salvaguardarsi dicono l'elenco di tutte le malattie, più o meno, quindi non se ne salva molte di queste malattie. Quindi, ma questo dipende in parte da come vengono fatte le leggi, ma soprattutto in parte con cui vengono attuate e soprattutto in buona parte cui le leggi rimangono dei manifesti e i controlli non vengono effettuati. Questo è il problema di carattere fondamentale. Oppure vengono effettuati non a tappeto come dovrebbero essere, ma in casi singoli. Basta vedere a un certo punto la circolazione di Roma, certe vie che ci sono in seconda e terza fila, grosse vie di comunicazione, è chiaro che i vigili guardano dall'altra parte, poi passano dopo in queste vie per altri fini. E quello che importa, direi, che possiamo fare anche delle leggi perfette, ma importa molto l'attuazione, ma importa soprattutto un'educazione ad osservare le leggi, un'educazione a vedere qual è gli obiettivi da salvaguardare, quegli elementi essenziali della tutela dell'uomo, l'uomo singolo e appartenente alla collettività. Ossia considerare che a un certo punto, soprattutto nei settori in cui influisce sulla persona umana, sulle persone di tutti, sulla salute di tutti, non è un bene che è disponibile, ma un bene in quanto appartiene a tutti, dobbiamo avere la forza, la volontà anche di farla rispettare. Manca quella coscienza generale, ecco qui il grande appello di Papa Francesco, questo, ritorniamo alla coscienza individuale, che però può esserci solo se si conosce, solo se c'è un'educazione. Direi che il grande problema in Italia, se a un certo punto abbiamo tutti questi casi clamorosi, che sembra un disastro peggio del disastro ambientale, il disastro delle coscienze, di sapere il bene e il male, il giusto e l'ingiusto, deriva fondamentalmente che certi principi di carattere fondamentale che attengono tutti alla dignità dell'uomo, della sua persona, che è rispettare anche gli altri, non c'è più l'educazione, non c'è un'educazione civica, non c'è un'educazione al rispetto delle leggi. Questo è l'aspetto di carattere fondamentale.
E qui ecco il grande messaggio di Papa Francesco. C'è quello stimolo, ricordare che siamo tutti uomini appartenenti a una collettività. E il messaggio che è dato, casa comune e casa è bene comune e il bene della collettività. Se io distruggo il bene di un singolo, distruggo il bene anche della collettività, tutta quell'armonia che è interdipendente. E direi che l'esortazione del Papa è questo, che bisogna risvegliare le coscienze rispetto ambiente e salute, per l'interesse di ciascuno. Direi occorre soprattutto riportare, ecco, l'educazione nelle scuole. Per esempio, sono 2 o 3 anni che c'è un'iniziativa che è molto settoriale, ossia in alcune zone, da parte del Ministero della Pubblica Istruzione, promossa soprattutto dalla Fondazione Benetton e da altre, anche la Fondazione, quella sulla attuazione della Costituzione, la partecipazione dei cittadini. Questo nelle scuole, quest'anno è stato fatto un concorso che riguarda ambiente e paesaggio a tutte le scuole medie di certi studi. 2 anni fa è stato fatto sulla guerra, la prima guerra, la guerra mondiale, quello che rappresenta a un certo punto dal punto di vista dei ragazzi, ed è venuta fuori questa volontà: basta con le guerre, che le guerre non servono a nessuno. E qui invece è stato fatto sul paesaggio, sull'ambiente, per far fare delle segnalazioni, delle manchevolezze, ma soprattutto in positivo, quali iniziative ciascun cittadino o la collettività può porre per rimediare a certi disastri ambientali, a certi disastri dal punto di vista che ambiente e paesaggio è un binomio che è inscindibile, che non è tanto più il superamento di quello che è l'aspetto estetico, ormai il paesaggio. Il paesaggio è il mantenimento di quello che era una conduzione di carattere naturale utilizzata e trasformata dall'uomo. Basta vedere certe visioni aeree delle colline piemontesi e il sistema, o anche in alcune zone dell'Alto Adige, di utilizzazione dei vigneti, che sembra un quadro di autore questo, con i diversi colori delle diverse stagioni e tutto quello che rappresenta quella natura, il piccolo appezzamento di terreno. Ora, il problema che noi dobbiamo affrontare, io cerco in poche parole, responsabilità e danno. Però dobbiamo, per parlare di responsabilità e parlare di danno, bisogna vedere quello che è il retrostante della violazione, qual è il bene da proteggere. Ecco perché sono partito dal problema della salute di ciascuno e della salute di tutti. Quindi sono delle norme che hanno necessità, con il concorso però della coscienza collettiva di tutti, questo è l'importante. Noi abbiamo per esempio delle belle leggi tributarie, ma manca la coscienza di osservarle. Abbiamo alcune volte avuto di persone fornite di responsabilità che quasi hanno fatto l'apologia dell'evasione fiscale, ma l'evasione fiscale, ecco il problema con lei, bene protetto, l'evasione fiscale è un'offesa a tutti, perché significa sottrarre, rubare a chi paga le tasse a favore di quella certa di evadere. E anche qui siamo nella stessa situazione: la difesa dell'ambiente significa uccidere gli altri, arrecare danno alla salute. Ecco perciò anche a un certo punto l'intervento del legislatore. Si paga tanto, è stato accennato tanto 2 volte sul problema del costo della sanità in Italia. Ma pensiamo alla prevenzione di questo, perché a un certo punto è meglio spendere 1.000 e non pagare 10.000 poi per restaurare i danni che sono stati fatti.
Quindi ecco, anche la legislazione dovrebbe puntare a questo, responsabilità e danno. E la responsabilità deve essere commisurata e proporzionata a quello che si arreca al bene comune della sanità e del mantenimento di quelle che sono le condizioni naturali, non perché tutto rimanga così com'è, ma l'ambiente, il paesaggio, tutto quello in cui noi viviamo deve servire al servizio dell'uomo per migliorare le sue condizioni di vita, non per permettere lo sfruttamento dei beni della terra, dei beni della casa comune per arricchimento di alcuni e impoverimento della salute o dei beni economici degli altri. Questo è anche il senso che noi troviamo di questa enciclica di Papa Francesco, ossia l'elemento indissolubile che esiste tra la condotta degli altri e la società. Dobbiamo rispettare questo bene comune che è l'ambiente. E qui ecco, ritorno ai problemi della responsabilità, che poi è che cosa deve essere risarcito se ci sono dei danni all'ambiente. Ho letto alcuni che hanno scritto e hanno trovato base in alcune norme che l'irreversibilità si verifica anche quando sia sommamente difficile il recupero del bene che è stato alterato. Ma l'altro aspetto che alcuni hanno sottolineato, l'irreversibilità è quanto ci sia un eccessivo costo del recupero. No, questo non deve avvenire, questo così non deve essere interpretato. Perché se noi andiamo a vedere delle norme, le tabelle dei valori minimi, attenzione, sono state una trappola sotto certi aspetti, perché se il bene è dannoso, se una sostanza è velenosa, non può essere e non deve essere tollerata. Così si è permesso con i valori minimi. Se non ci fossero state quelle tabelle, credo che andare da qualsiasi giudice e dire io ho avuto questo bicchiere dell'acqua che c'era all'arsenico, il giudice avrebbe detto chi te l'ha data, chi te l'ha fornita, ti ho fornito un veleno e io lo sanziono, perlomeno lo condanno ai danni. No, con la tabella si dà l'alibi al mantenimento e lì poi scatta il problema della sommatoria. Quindi qui siamo sui limiti della logica. Se a un certo punto l'elemento, direi, della nocività è la somma di tutti questi elementi. Vediamo ecco anche la società italiana, queste fasi di corruzione endemica derivano non solo dall'esempio di qualcuno che avrebbe dovuto comportarsi in altre maniere, ma quel continuo bombardamento che noi abbiamo. Se si apre una pagina del giornale, credo che non c'è quasi nessuna pagina che dica qualche cosa che è stato fatto di bene, ma semplicemente reati, appropriazioni, corruzioni, mazzette, bustarelle e tutto quanto. Quindi questo che cosa induce alla nostra gioventù? Io posso parlare perché ormai ho quasi 90 anni. Che cosa induce? Induce a un certo punto a considerare normale quello che è il comportamento di quello che appare. Ecco, noi siamo in una civiltà dell'apparenza, quello che all'esterno c'è. Ecco, ho ripetuto varie volte in questo caso ecco, del senso dell'apparenza, di quello che appare anche in televisione. La pubblicità è apparsa anche in televisione per dire che il fome fosse la qualità migliore. Il caso si è verificato un po' di tempo fa, che avevano telefonato a una famiglia che aveva un congiunto che era disperso, probabilmente era stato rapito in uno di quei paesi in cui non c'è sicurezza. Il ministero aveva telefonato, la risposta che è stata data dal familiare non è apparso in televisione, questo è un cattivo scherzo e abbassato. Questa è la mentalità. Esiste solo quello che appare o appare in televisione. E qui siamo, ecco, ritorno al problema dei danni.
ma i danni deve essere, ossia il motto deve essere: chi danneggia, chi arreca un'offesa paga. Questa è la regola di carattere fondamentale. La regola di carattere fondamentale che anche per i danni irreversibili non ci può essere semplicemente un ristoro di carattere pecuniario, anzi quello io lo considero l'ultima cosa, il rimedio di carattere estraneo è ultimo, ma ci deve essere il recupero delle precedenti condizioni. Anche se andiamo a vedere l'irreversibilità del danno, terra dei fuochi, Napoli o d'altro, io ritengo che ci sia sì la necessità, per esempio se era una zona alberata, quantomeno di far sorgere il problema dell'equivalente, ossia creare a quella zona, quindi imporre la creazione di un'altrettanta zona che possa ricostruire in parte l'equilibrio. Ma c'è di più: se il danno è tendenzialmente permanente, tutte le nostre tecnologie che ci sono, voi considerate che anche il deserto, se c'è una buona volontà, si può riconvertire in, direi, in terreno coltivabile. Basta a un certo punto l'acqua o piantare, insomma, in alcune zone esclusivamente rocciose o di senza alcuna quantità di humus in Puglia. 40-50 anni fa c'era l'abitudine del contadino di piantare il fico d'India e poi il suo figlio, sul dove era stato piantato il fico d'India o altra pianta che veniva, ci poteva piantare il piccolo olivo che a un certo punto veniva prosperato. In alcune zone delle Emilie è stato fatto quello, me lo raccontava mio nonno del 1800. È una famiglia nostra abbastanza longeva, questo devo dire. Ecco, questo è l'aspetto. Quindi anche la terra dei fuochi, ecco, puntare allo studio di quelle essenze arboree o arbusti che possono riconvertire nel tempo il... Quindi noi dobbiamo pensare, ecco, per la tutela dell'ambiente, non tanto a noi, a singoli, ma alle future generazioni, ai nostri figli e ai nostri nipoti, quindi qualsiasi zona contaminata. E quindi ecco qui nel risarcimento del danno comportare anche questo aspetto della riconversione a lungo termine. Ecco, io sono contrario a considerare l'irreversibilità quasi come un coma, come irreversibile. Con la tecnicologia che c'è, con gli studi che possono essere fatti, la riconversione e il recupero parziale che ci deve essere, è un problema di tempo. L'altro aspetto rispetto ai danni è quello di una valutazione di carattere globale. Ora, se noi vediamo il danno all'ambiente, per esempio l'inquinamento atmosferico, l'inquinamento da polveri, l'inquinamento delle acque, stiamo attenti, non è, ormai non è un problema locale. Quindi vedo, ecco, mi ricordo alcuni casi che ho avuto in cui il deposito dei rifiuti veniva fatto al confine del comune e poi il comune accanto, ma è un problema. Per esempio Chernobyl ce lo insegna in modo tangente, come centinaia di chilometri ci possono essere che vengono trasportate queste emissioni. Le emissioni di carattere vulcanico ce lo confermano, chi è stato in Sicilia e quanto c'è, se mi raccomando i 10 minuti. No, sono già passati. Ma... Allora chiudo perché, ecco, devo rispettare la salute. Questo, il messaggio è questo. Ritorniamo a una coscienza di tutti quanti, ricordiamo a una sensibilità di tutti su questi problemi. Le leggi servono, ma senza questo aspetto di carattere di tutti, di ciascuno di noi, non si andrà avanti. Grazie.